Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Troppo cattivi è il nuovo film d'animazione DreamWorks in uscita al cinema il 31 marzo. La trama è incentrata sul tentativo di una banda criminale di animali di realizzare il colpo più impegnativo, ovvero diventare buoni. Le voci italiane dei personaggi della gang, un lupo, un serpente, uno squalo, un piranha e una tarantola, sono dei comici, imitatori e conduttori radiofonici e televisivi Andrea Perroni, Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Valerio Lundini e della cantante e attrice Margherita Vicario. Nel cast vocale anche l'attrice Paola Michelini e il comico Saverio Raimondo. In arrivo per gli abbonati di Anime Generation su Prime Video, Devilman, il capitolo dell'Arpia Siren. Le voci italiane dell'anime sono di Cinzia De Carolis Siren, Massimo Trigiani Akira, Maurizio Merluzzo Rio, Massimo Lodolo Jimman, Alessandro Rossi Caim e Marta Rapperini che doppia l'infermiera. L'attrice Sonia Bergamasco legge L'evento di Annie Ernaux, il nuovo audiolibro edito da Emmons. L'evento ha ispirato il film La scelta di Anne, che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia 2021. È invece affidata alla voce dell'attrice Valentina Bellè la lettura, sempre per Emmons, dell'audiolibro Un amore di Sara Mesa. Pubblicati da Tavolo Editori Radio, i volumi relativi all'ascolto radiofonico nella seconda metà del 2021. Per quanto riguarda i device, crescono l'autoradio e gli smart speaker. In calo invece le altre modalità d'ascolto, in particolare quelle tramite l'apparecchio radio tradizionale e lo smartphone. Giù anche la cosiddetta radiovisione e l'ascolto solo audio sui canali TV. Il programma radiofonico più ascoltato è lo Zoo di 105. È tutto da Angelo Costanzo, buon ascolto su Voci.fm Radio. Voci.fm Radio.